Consegnati sabato pomeriggio al centro sociale Laderchi ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri gli attestati per il corso che li ha portati al servizio della comunità, operando in supporto alle forze dell'ordine nel pattugliamento di parcheggi, parchi e per le vie della città, contrastando situazioni di potenziale degrado e aumentando il senso di sicurezza nella popolazione. Un incontro durante il quale i quasi 40 volontari hanno ricevuto i ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale e da parte delle forze dell'ordine per l'impegno assunto. Non è escluso che in un prossimo futuro possano aumentare i compiti riservati ai volontari, visti gli ottimi risultati ottenuti, con la speranza che ulteriori fentini decidano di mettere al servizio della comunità alcune ore del proprio tempo. Abbiamo consegnato gli attestati di frequenza ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno frequentato appunto il corso di formazione per poter svolgere il servizio di assistenti civici volontari. Per noi è una grande opportunità, è un affiancamento, una presenza nella comunità, una presenza con un ruolo di presidio informativo e di segnalazione nei confronti delle forze dell'ordine e della polizia municipale a fronte delle criticità che negli spazi pubblici si possono manifestare, così come nei parcheggi oppure nei parchi. E quindi vedere questi uomini in divisa, con la divisa dell'Associazione Nazionale, è certamente un elemento rassicurante, un elemento che porta anche un senso di condivisione nella comunità, perché questo è uno dei tanti esempi di senso civico e di compartecipazione al bene comune. Di questo, come amministrazione comunale, siamo pienamente grati all'Associazione Nazionale Carabinieri, come pure agli altri assistenti civici che fanno capo ad altre associazioni di volontariato per il servizio che rendono alla nostra comunità. Presidente, quali sono i servizi che normalmente svolgono appunto i volontari che ormai sono intorno alla quarantina qui a Faenza? Esprimiamo la nostra attività nei parchi pubblici, tutti i parchi di Faenza, il Tondo, Parco Bucci, Parco Mita, Parco d'Assinari, nel centro storico, nei vari parcheggi, preliminarmente nel parcheggio dell'ospedale, che dove c'è una forte presenza di molestatori della quiete. Poi per il centro storico abbiamo espletato servizi in occasione del mercatino dei bambini, della festa del torrone, poi della festa delle aie, poi altri dove ci chiedono la presenza o dove la Polizia Municipale o i Carabinieri ci chiedono di intervenire o di espletare la nostra attività. Comandante, dal punto di vista appunto dell'operatività, qual è l'aiuto che questi volontari danno ai servizi dell'arma e ai servizi delle forze dell'ordine in generale? Sicuramente la visibilità, che è fondamentale per diffondere sicurezza nella cittadinanza. I volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri indossano i colori dell'arma e quindi a tutti gli effetti sono carabinieri, sia per averlo fatto per una vita, direi, sia per continuarlo a fare attivamente in altri panni. Ecco. Quindi ci giungono le loro segnalazioni durante i servizi che svolgono, soprattutto nel centro città. Viene spesso menzionato il parcheggio dell'ospedale, dove ci sono comunque delle criticità dovute alla presenza di parcheggiatori abusivi alquanto molesti, e quindi loro ci segnalano queste presenze e noi poi interveniamo per cercare, insomma, di arginare il fenomeno, così come in occasione di grandi eventi o di manifestazioni che richiamano un po' di persone su Faenza, la loro presenza insieme alla nostra, ecco, garantisce comunque al cittadino un punto di riferimento, e quindi ci si può rivolgere anche a loro, che poi sono portavoci di ciò che viene segnalato direttamente con noi. La centrale operativa sa sempre dove sono e quindi riusciamo, insomma, a interagire in termini pratici veramente efficacemente. L'appello ora è rivolto a tutti gli altri cittadini che possono unirsi al vostro impegno quotidiano. Sì, nella nostra associazione, oltre ai carabinieri in congedo, ci sono anche dei civili, dei membri della società civile che si sono innamorati sia dell'associazione carabinieri e fanno il servizio per i volontari, e sia
del volontariato, proprio del mettersi a disposizione degli altri e far sì che con la loro presenza riescono a debellare eventuali azioni criminose. Federico Lega, per Faenza Web TV.